Ciao, benvenuto sul canale YouTube del blog della vela. Io sono Roberto Minoia e in questo videocorso di 8 puntate vorrei spiegarti come raggiungere l'autonomia energetica in barca. Nella scorsa puntata ti ho spiegato come calcolare i tuoi consumi energetici utilizzando carta e penna. In questa puntata invece vedremo come utilizzare uno strumento elettronico, il battery monitor, e fare tutto in maniera molto più facile e molto più precisa. Il battery monitor è uno strumento elettronico che si collega alle batterie dei servizi in maniera molto semplice. Possono farlo tutti o quasi tutti. Insomma, bisogna avere un minimo di dimestichezza, capire la differenza tra un cavo positivo e un cavo negativo, saper utilizzare un cacciavite, ma insomma nulla di trascendentale. Però se non sei pratico di queste cose, è meglio che ti affidi a un professionista, a un elettricista, perché la corrente in bassa tensione non è pericolosa per l'uomo, non provoca degli shock mortali, ma può essere molto pericolosa e può provocare degli incendi a bordo a causa delle correnti elevate in gioco. Una volta installato, il battery monitor si rivelerà uno strumento utilissimo per conoscere i tuoi consumi istantanei e non solo. Il suo compito principale, infatti, è quello di conteggiare tutta l'energia che entra nelle batterie o esce dalle batterie, più o meno nella stessa maniera in cui lo fa il contatore dell'Enel, quello che abbiamo tutti a casa, solo che il battery monitor, invece che conteggiare solamente l'energia in ingresso, conta anche quella in uscita. Dunque, la funzionalità più importante, secondo me, è proprio questa: sapere darti un'informazione in qualsiasi istante di quanto le tue batterie siano scariche, quindi quanta energia, scusa, dobbiamo fornirgli ancora alle batterie per riportarle all'iniziale stato di carica, cioè al 100%. Come si fa ad ottenere questa informazione? Prima di tutto va azzerato il contatore degli amperora sul battery monitor nel momento in cui la batteria è al 100%, quindi dopo una notte che siamo stati attaccati alla 220 della banchina, per esempio, prima di salpare, azzeriamo questo contatore. Allora, dopo un giorno, 2 ore, una settimana, non importa quanto tempo, ma dopo un certo periodo di tempo, se tu vai a guardare il contatore sul battery monitor, il contatore degli amperora, scoprirai di quanto sei sotto, cioè quanti amperora hai consumato rispetto alla carica del 100%. Quindi supponiamo, se sei sotto di 30 amperora, vuol dire che dovrai fornire altri 30 amperora alle tue batterie per riportarle allo stato di carica del 100%. Se tu hai un banco di batterie di, non so, 300 amperora, avendone consumati 30, sai che hai consumato il 10% della capacità nominale, che non è quella effettiva, lo vedremo nel prossimo video. Facciamo un esempio. Supponiamo questa ipotetica giornata in cui tu ti sei staccato dalla banchina, hai fatto una giornata di navigazione a vela, sei arrivato in una rada, hai dormito, la mattina ti svegli, vai a leggere il contatore e scopri che segna una scarica di 55 amperora. Vuol dire che tu nella giornata precedente e nella notte sei andato sotto di 55 amperora. Questo significa che dovrai fornire alle batterie 55 amperora per caricarle fino al 100%. Supponiamo che la giornata seguente i tuoi pannelli solari abbiano prodotto 60 amperora e poi hai tenuto acceso ancora il motore per una mezz'oretta e questo abbia prodotto altri 15 amperora, quindi in totale 75 amperora. 75 amperora, ma tu durante la giornata ne hai consumati anche, supponiamo 30, quindi 75 prodotti meno 30 che hai consumato fanno 45 amperora in più. Però la mattina eri a meno 55, la somma totale è meno 10 amperora. D'accordo? Cioè, sembra molto complicato, ma si tratta di fare dei più e dei meno. E comunque è più difficile spiegarlo che non poi andarlo a vedere e leggere direttamente sul battery monitor. Un'altra misura molto importante e molto interessante che ti viene fornita dal display del battery monitor è la corrente istantanea che entra in batteria o che esce dalla batteria.
Questo ci consente in ogni momento di andare a vedere, per esempio, quanto sta caricando l'alternatore del motore piuttosto che i pannelli solari, oppure quanto consuma quella famosa maledetta lampada di fonda, luce di fonda ad incandescenza che c'è in testa d'albero, che non hai ancora avuto modo e tempo di cambiare, di sostituire con una LED, e lo dicevo nel video precedente. Oppure ancora quanto consuma il mini pimer collegato all'inverter. Altro valore importante fornito dal battery monitor è la tensione delle batterie. Sembra un valore banale, tutti abbiamo un voltmetro in barca e quindi dici vabbè, ma questo a che mi serve? È uno strumento di precisione questo del battery monitor, non è un analogico, è uno strumento digitale, e sapere la tensione delle batterie è molto importante, perché la tensione è un buon termometro che ci può indicare lo stato di carica delle batterie. A proposito di stato di carica delle batterie, ecco, il battery monitor ci dà questa indicazione anche come livello percentuale, più o meno in un modo molto simile a quello dei telefonini a cui siamo tutti abituati. Solo che nel caso delle batterie al piombo questo non è un valore molto affidabile, perché è un po' difficile stabilire la carica residua percentuale di batteria al piombo, quindi non farci molto affidamento, e ricordati che comunque per essere affidabile questo valore deve essere misurato con le batterie in stato di riposo, cioè non devono essere collegate a nessun apparecchio che le sta caricando, e nello stesso tempo non devono nemmeno essere collegate ad apparati che stanno assorbendo troppa energia. Quindi staccale da tutto, lasciale riposare 10 minuti e poi questa percentuale di carica può assumere un valore abbastanza verosimile. Però ripeto, io di solito, alcune persone comprano il battery monitor solo per questa funzione del percento, no? Ah, so che ho la batteria ancora al 70%. Io preferisco sempre controllare gli ampere ora, come ho spiegato prima, piuttosto che lo stato di carica a livello percentuale. I due modelli di battery monitor più diffusi sul mercato sono sostanzialmente quello della NASA Marine e quello della Victron Energy. Il primo ha una dimensione quadrata 12x12 ed è praticamente grande come un qualsiasi altro strumento di navigazione, tipo quello del vento per intenderci. È pannellabile, si mette ad incasso e ha delle grosse cifre a cristalli liquidi che rimangono sempre accese, sempre ben in vista. Questo è il modello più economico, costa circa un po' più di un centinaio di euro, mentre invece se tu volessi un modello un po' più discreto e un po' più piccolino, c'è il modello della Victron, che può essere rotondo oppure incassato in una cornice quadrata di 7x7 cm circa, quindi è un po' più piccolino, un po' più discreto. E al contrario del NASA Marine, il Victron non è sempre acceso, cioè non, se passi davanti non vedi direttamente le cifre visualizzate sullo schermo, ma devi schiacciare un bottoncino per accendere lo schermo. I prezzi del Victron sono leggermente più elevati di quello del NASA, costa circa un 20% in più, ma dà anche delle possibilità in più. È un po' più aperto come prodotto, può essere interfacciato a un altro strumento della Victron in modo tale da mandare in tempo reale le informazioni sul cloud, diciamo in internet, così che se tu sei a casa o in qualsiasi altro posto del mondo basta avere una connessione ad internet e puoi visualizzare sul tuo cellulare o sul computer i dati della batteria di bordo, quanti volte è, quanto sta caricando, scaricando, eccetera eccetera, e questo per alcuni è una possibilità interessante. Tutte queste funzionalità naturalmente prevedono l'acquisto di accessori opzionali di cui non parlerò in questo video. Se sei interessato lasciami un commento o contattami e te ne parlerò privatamente. Entrambi i produttori, quindi sia NASA che Victron, hanno a listino due tipologie diverse di battery monitor, uno che si limita a monitorare la batteria dei servizi e un secondo che invece può essere collegato anche alla batteria di avviamento del motore, ma di questa monitorerà solamente la tensione, quindi saprai quanti volte è la batteria del motore. Tutti gli altri parametri non hanno tanto senso per le batterie di avviamento, perché queste naturalmente sono sempre cariche per definizione, se l'impianto elettrico è fatto bene quantomeno.
Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo video parleremo delle batterie dei servizi, quindi imparerai a conoscere le differenze tra una e l'altra e a capire anche perché ci sono differenze di prezzo così elevate tra un modello ed un altro. Se hai domande o se c'è qualche altro argomento che vorresti vedere trattato in uno dei miei prossimi video, lasciami un commento qua sotto. E ricordati, se ti è piaciuto questo video, mettimi anche un like. Ora ti lascio con alcuni consigli sui prossimi video da guardare. Ciao e alla prossima!